Un cordiale saluto e buona domenica da Orazio Coclite, oggi in diretta per la trasmissione della Santa Messa dalla Cattedrale di Ancona. Fu la forma a gomito del promontorio marchigiano affacciato sul mare Adriatico a suggerire ai greci il nome della città dorica, che si sviluppò particolarmente nel periodo romano grazie alla posizione strategica sulla costa e alla protezione del Monte Conero. L'imponente eleganza della chiesa di Santa Maria della Piazza descrive il cammino secolare della città, il percorso artistico e sociale del territorio, mentre i segni classici della facciata romana raccontano ancora la derivazione bizantina. Era denominata con l'appellativo di Santa Maria del Canneto perché costruita in un'area paludosa in onore della Madre di Cristo che presiede in questo tempio, recita l'iscrizione del portale, che ci introduce nell'affascinante e semplice interno, nelle tre navate spoglie di elementi artistici e di arzigogoli, sì, ma ricche di una particolare spiritualità. È nel sotterraneo, però, che l'edificio racconta di un'Ancona paleocristiana, grazie ai blocchi di pietra, alle mura affrescate da figurazioni simboliche e ai resti della raffinata pavimentazione, due strati di mosaici policromi. Reliquie del percorso del tempo rendono bello e unico il capoluogo della regione, come porta d'oriente. L'Arco di Traiano, infatti, ci apre trionfalmente la strada per il porto, il luogo nevralgico della città e per la mole vanvitelliana, meraviglia architettonica di uno dei maggiori interpreti del neoclassicismo italiano, Luigi Vanvitelli, appunto. Il suono del mare, il suo profumo, le navi turistiche e i numerosi pescherecci animano la vita e il lavoro degli anconetani. Rivelano la vocazione marittima e la fama per il commercio del pesce azzurro dell'Adriatico. Da questa costa, più di 800 anni fa, nel 1219, San Francesco salpò verso est per recarsi a Damiet dal sultano, e i segni della presenza del Serafico sono ancora visibili nella chiesa a lui intitolata, nel luogo che il santo di Assisi indicò per la costruzione della casa di Dio e che oggi si presenta con un meraviglioso portale rinascimentale che riecheggia elementi del Palazzo Ducale di Venezia. Salendo e scendendo per i vicoli del centro storico, sotto lo sguardo attento di Papa Clemente XII, tra i palazzi di quella che fu Repubblica Marinara, è possibile continuare ad apprezzare gli elementi artistici che fanno bella Piazza Plebiscito e a continuare il cammino delle epoche. L'emblema eterno della città è senza dubbio la Cattedrale di San Ciriaco. Il Duomo, che oggi ospita la celebrazione, domina l'abitato dall'Alto del Guasco, simboleggia dall'undicesimo secolo il desiderio di accoglienza e la forza di rinascita e ci ammalia con i riflessi del sole sul prospetto in pietra bianca e sulle sculture in marmo rosso che la caratterizzano. Un'ampia scalinata precede la facciata tripartita e l'incantevole protiro di Mangaritone d'Arezzo, invitandoci ad alzare lo sguardo e a puntare in alto.